E siamo arrivati alla quarta parte della sfida in cui disegno ogni singolo Pokémon di tutte quante le generazioni. Se siete interessati alle parti precedenti, le potete trovare sul mio canale. Arrivata a questo punto ero veramente distrutta perché ho fatto un sacco di disegni diversi fino adesso, però ero convinta di voler portare a termine la sfida. Nei disegni di oggi ho fatto qualche piccolo cambiamento di stile, soprattutto nei punti luce, però non sono sicura che li conserverò, fatemi sapere che ne pensate. E adesso Cerupi è il Pokémon numero 420. Questo Pokémon è alto 400 cm, pesa poco più di 3 kg, ha come abilità clorofilla ed è della categoria ciliegia. Di tipo erba ed è debole a volante, veleno, fuoco, coleottero e ghiaccio. Si evolve in Cerrim. La descrizione dice che fugge da ogni Pokémon alato perché sono molto ghiotti della pallina che ha perché è ricca di sostanze nutritive. Questo è un Pokémon che non ho mai avuto in squadra, però mi piace molto il design. Finian è il Pokémon numero 456, è alto 400 cm, pesa 7 kg, è di categoria pesce alato e ha come abilità Noto Velox e Acqua Scolo. È di tipo acqua ed è debole erba elettro, si evolve in Lumineon. La descrizione dice che attira la preda grazie alle sue pinne molto brillanti, nuota di giorno vicino alla superficie e di notte in profondità. Robopass è il Pokémon numero 476, è alto circa 1,5 m, pesa 350 kg, mamma mia, è di categoria bussola e ha come abilità vigore e magnetismo, è di tipo acciaio e roccia ed è debole ad acqua, lotta e terra, si evolve a partire da Nospass. La descrizione dice che controlla le unità dette mini-nasi, questa cosa è molto divertente, ma queste talvolta si smarriscono e non riescono più a tornare. Questa è la versione Pokémon di quando da piccolo dicevano ti rubo il naso. Ace Kue è il Pokémon numero 875, è di altezza 1,5 m, pesa poco meno di 90 kg, mannaggia, è della categoria pinguino e ha come abilità gelo faccia. È di tipo ghiaccio ed è debole ad acciaio, roccia, fuoco e lotta. La descrizione dice che è arrivato da un luogo che era freddissimo e quindi deve mantenere sempre fredda la testa usando del ghiaccio. Io questo è un Pokémon che trovo molto molto carino, mi piace molto. Snom è il Pokémon numero 872, è alto 300 cm, pesa meno di 4 kg, è della categoria Baco e ha come abilità Polvo Scudo, è di tipo ghiaccio e coleottero ed è debole ad acciaio, roccia, fuoco e volante, si evolve in Frosmoth. La descrizione dice che si nutre di neve e mangiando la neve gli aculei crescono di dimensioni. Devo dire che ha un design carinissimo, non so perché, ma fra tutti i Pokémon delle ultime generazioni questo mi piace tantissimo.
Shinotic è il Pokémon numero 756, è alto 1 metro e pesa poco più di 10 kg, è della categoria Luminescenza e ha come abilità Spargisporo e Risplendi. È un Pokémon di tipo erba e folletto ed è debole a veleno, acciaio, ghiaccio, fuoco e volante. Si evolve a partire da Morelul. Attira le prede con la luce delle spore e poi le addormenta e ne succhia l'energia con l'estremità delle dita. Devo dire che con una faccia del genere le prede devono essere anche abbastanza stupide per avvicinarsi perché è molto molto inquietante come design. Timpole è il Pokémon numero 535, è alto mezzo metro, pesa poco meno di 5 kg, è della categoria Girino e ha come abilità idratazione e nuoto velox. È di tipo acqua ed è debole erba elettro, si evolve prima in Palpitoad e poi in Seismotoad. La descrizione dice che canta sott'acqua con una voce molto acuta formando delle increspature sulla superficie. Drifloon è il Pokémon numero 425, è alto 40 cm, pesa poco più di 1 kg, è della categoria Pallone e ha come abilità Scoppio e Agiltecnica. È di tipo Volante Spettro ed è debole a Elettro, Buio, Roccia, Ghiaccio e Spettro. Si evolve in Drifblim. La descrizione dice che si avvicina ai bambini in cerca di compagnia, ma spesso deve scappare perché è trattato male. Oh, poverino, è cosa triste. Blipbug è il Pokémon numero 824, è alto 40 cm, pesa 8 kg, ha come abilità Insettocchi e Aiuti Insetto ed è della categoria Coleolarva. È di tipo coleottero ed è debole a volante, fuoco e roccia. Si evolve prima in Dottler e poi in Orbeetle. La descrizione dice che è sempre impegnato a raccogliere informazioni sviluppando la sua intelligenza ma non la sua forza. Effettivamente mi sono sempre chiesta quanto sono intelligenti i Pokémon, se sono, non so, tipo un animale domestico o se sono super intelligenti e in realtà ti prendono in giro nelle retrovie fra di loro.
Mimikyu è il Pokémon numero 778, è alto 20 cm, pesa 70 grammi, è della categoria Fantasmanto e ha come abilità Fantasmanto, è di tipo spettro e folletto ed è debole all'acciaio e allo spettro. La descrizione dice che per non spaventare gli altri c'era il suo aspetto sotto un panno simile a un Pikachu, che lo rende ancora più inquietante. Più che altro mi chiedo come veda se c'ha tutto quanto un panno e c'ha anche gli occhi disegnati, però ok.